Da Vinci Resolve, la guida completa per totali principianti, dove vi prendo, vi porto per mano alla scoperta di questo incredibile software di video editing per fare video totalmente gratuito e nonostante questo incredibilmente professionale. Avete capito bene, DaVinci Resolve è un software famosissimo, probabilmente lo conoscete, utilizzato per fare video anche in contesti cinematografici e altamente professionali. Davvero un software che non ha nulla da invidiare ai più blasonati, a quelli famosi che potete conoscere software a pagamento. Nonostante questo è gratuito perché ha un modello di business un pochino particolare, basato poi sulla vendita di hardware, di strumenti di lavoro. Quindi mette a disposizione il software in maniera gratuita e allora andiamo a vedere come si usa, come funziona. Lo facciamo davvero, se non avete mai aperto un software di video editing, questo qua è il video che fa per voi. Se conoscete già un pochino bene DaVinci Resolve, a meno che non stiate cercando un ripasso, beh, probabilmente vi conviene passare oltre. DaVinci Resolve è un software gigantesco che ha al suo interno tanti altri software, è una cosa enorme da esplorare e ovviamente non lo tratteremo tutto in questo tutorial. Qui vediamo le basi che ci servono per fare dei buoni video e vediamo poi anche di mettere le basi per i prossimi video che pubblicherò, dove magari andremo a fare degli approfondimenti più verticali sulle varie funzionalità. E a questo proposito, mi raccomando, se già non l'avete fatto, iscrizione con campanella per non perdervi tutti questi approfondimenti che ho intenzione di fare su questo software. Una volta che avete imparato DaVinci Resolve, letteralmente, se lo avete imparato bene, il videomaking può diventare il vostro lavoro e questo è davvero il software che fa per voi. Vi voglio ricordare soltanto che su Chiocciolina Ciraulo trovate il mio canale Telegram, dove ci sono anche altri approfondimenti, altri link, altre risorse e tutto quello che magari non riesco a mettere qui su YouTube. Se vi piace quello che faccio, vi interessa creare dei bei contenuti, allora quella potrebbe essere la risorsa che fa per voi. Andiamo dai davvero a guardare questo DaVinci Resolve partendo proprio dalle basi, ovvero da avviare DaVinci Resolve. Partiamo super dalla base, sito web blackmagicdesign.com, comunque lo cercate su Google e sicuramente piombate su questa pagina. Come vedete io l'ho scrollata tutta per arrivare in fondo fino allo scaricamento DaVinci Resolve nel momento in cui registro il video, versione 16, la funzione gratuita scarica. Vedrete che ce n'è anche una a pagamento, ma che davvero aggiunge delle funzionalità che nel nostro caso sono decisamente degli extra, delle quali con ogni probabilità non avremo mai bisogno, se non salvo rare eccezioni che davvero esulano dallo scopo di questo tutorial. Quindi lo andiamo a scaricare e nel momento in cui lo installiamo, do per scontato che siate capaci di farlo, ecco che ci ritroviamo su questa interfaccia. Questo è ciò che ci si apre la prima volta che lanciamo DaVinci Resolve. In realtà in questa interfaccia non dobbiamo fare altro che andare a creare un nuovo progetto per iniziare effettivamente a lavorarci. E allora clicchiamo su nuovo progetto, se ne avessimo già di salvati li vedremmo naturalmente qui dentro, noi non ne abbiamo e allora clicchiamo su New Project. Diamo un nome al progetto, guida per principianti, e clicchiamo su Create. Ed ecco qua DaVinci Resolve. La prima cosa più importante da fare, avendo di fronte questo popò di software, è farci un bel giro nella sua interfaccia. Esploriamolo un po', vediamo un pochino di cosa si tratta. La prima cosa che facciamo, dal menu qui in alto, andiamo a cliccare su Workspace e quindi andiamo a cliccare su Reset UI Layout. Così resettiamo tutta l'impostazione grafica ed ecco qua che ripartiamo da zero. Potrebbe anche interessare farlo voi se avete magari già smanettato con DaVinci Resolve e volete ricominciare da zero reimpostando tutta la sua grafica. Eccoci qua in DaVinci Resolve. La cosa fondamentale
da capire di questo software è che in realtà non è un solo software, ma sono almeno 3 o 4 software differenti, e li vediamo suddivisi qui in basso. Vedete questo menu in basso con le diverse schede? Ognuna di queste è una diversa funzionalità di DaVinci Resolve. E allora abbiamo la scheda con i media, dove gestiamo, indovinate un po', i media, i vari video, gli audio, le immagini che vogliamo inserire nel nostro progetto. Abbiamo la scheda cut, dove abbiamo un colpo d'occhio generale dell'intero nostro progetto per andare a sistemare alcune delle clip, andare a tagliarle, andare a fare un po' di lavori, diciamo così, un pochino più grossi, di grana grossa. E poi abbiamo invece la parte di edit, dove andiamo effettivamente a lavorare tagliuzzando, sistemando, spostando, modificando quelli che sono tutti i video che compongono poi il video principale, ovvero le clip. Oggi in questo tutorial ci concentriamo soprattutto su questa scheda, quindi lavoreremo soprattutto sulla parte edit. Molto poco sulle schede successive, che sono quelle invece più approfondite, più professionali, tra virgolette. Quindi se vi aspettavate di lavorare sulle altre schede è perché il vostro livello di DaVinci Resolve è già oltre che il livello basic, che è dove vi accompagnerò in questo video. Ad ogni modo abbiamo poi la scheda Fusion, che è, per farvela super breve, super semplice, quella dove si mettono gli effetti speciali, che poi con effetti speciali magari anche soltanto un testo che scorre o un'immagine. Bene, tutto questo lo facciamo con la scheda Fusion. Un'occhiatina gliela diamo, non vi preoccupate, la daremo a tutte queste schede. Abbiamo poi la scheda della Color Correction. Come vi dicevo, DaVinci Resolve sono tanti software messi insieme, e il software per la Color Correction, quindi per sistemare i colori del nostro video, è in assoluto uno dei più famosi al mondo e uno dei più utilizzati al mondo, anche uno dei migliori. Una cosa che riesce benissimo a DaVinci Resolve, andare a modificare i colori. Non lo guarderemo in questo tutorial, ve lo anticipo già. Abbiamo poi Fairlight, che è un vero e proprio programma a sé stante di audio editing. Quindi finora abbiamo parlato del video, beh, ma DaVinci Resolve è potentissimo anche con l'audio. Davvero Fairlight non ha nulla da invidiare ai software che si occupano soltanto di audio. È davvero strepitoso. Un'occhiatina su questo la daremo. E infine abbiamo la scheda per andare a esportare i nostri file. Anche in questo caso è molto completa, ci permette di fare molte cose. Non andremo nel dettaglio, ma andremo a guardare come esportare il file. Se vi interessano soltanto alcune di queste cose, trovate le indicazioni nella descrizione del video con i marcatori di capitolo, per cui magari passate direttamente al capitolo che vi interessa. Un'altra cosa importante da dirci dell'interfaccia di DaVinci Resolve è che troviamo di solito in alto a destra e in alto a sinistra, in queste due zone qua, dei pulsanti che ci fanno aprire e chiudere altri pannelli. Guardate, eccolo qua, vedete questo qua qui in basso con il mixer, per esempio, audio, inspector, oppure qui sulla sinistra vedete gli effetti e così via. Una cosa fondamentale che faremo spesso sarà aprire e chiudere questi pannelli, per cui abituatevi all'idea che dove siamo siamo, possiamo aprire o chiudere delle altre, diciamo così, finestrelle, delle altre cose che ci vengono mostrate e che ci danno delle funzionalità. Se vi state preoccupando di tutti questi bottoni di DaVinci Resolve, che sono tanti, smettete di farlo, perché di fatto non li guarderemo tutti, ma guarderemo soltanto quelli che sono più importanti, quelli che ci servono per lavorare. Sapete che a me non piace molto la teoria, mi piace di più la pratica, e allora vediamo di capire che cosa ci serve per lavorare concretamente in DaVinci Resolve, lasciando perdere tutte quelle funzioni che all'inizio potrebbero non servirci, e magari le approfondirete o le approfondiremo insieme in prossimi video. Un'ultima cosa che vi voglio dire riguardo l'interfaccia è che quelli bravi su DaVinci Resolve, ma anche sugli altri software di video editing, lavorano moltissimo con la tastiera. Se voi prendete qualsiasi pulsante di DaVinci, vi si aprirà, vedete, un piccolo pop-up nero con il tasto scorciatoia di quel pulsante. Vedete, qualsiasi pulsante, qualsiasi funzionalità, alla fine ha una scorciatoia. Voi basta che ci andate sopra col mouse e le vedrete tutte. Vedete, lui vi dice che cosa fa quel pulsante, ma anche come si apre
la scorciatoia, se la scorciatoia è disponibile. Di solito che cosa fanno quelli bravi? Lavorano con una manina sul mouse e con l'altra mano fissa sulla tastiera, in modo da essere super veloci ad utilizzare le scorciatoie delle varie funzionalità, per non dover ogni volta premere con il mouse sul bottone. Quindi, se volete proprio diventare dei ninja, delle ninja, abituatevi ad utilizzare le scorciatoie da tastiera. Direi che su tutta la parte dell'interfaccia abbiamo fatto una buona introduzione, una buona infarinatura. Ora partiremo da sinistra e andremo verso destra nei vari pannelli. Tenete presente che nell'uso di tutti i giorni non si fa in maniera così tanto sequenziale, ma si passa dall'uno all'altro in continuazione. E quindi magari ho bisogno di lavorare su una clip video, mi troverò qua in edit. Poi devo sistemare qualcosa dell'audio, passerò su Fairlight e poi tornerò in edit e poi magari andrò in Fusion ad elaborare una parte di testo o un effetto speciale. Ecco una cosa che non vi ho detto: nel momento in cui sto registrando il video, purtroppo l'interfaccia è disponibile solo in inglese. Spero che in futuro sarà tradotto in italiano, al momento non lo è, ma vedrete che non vi serve moltissimo inglese per padroneggiarlo. Se fosse aggiornato lo scriverò nella descrizione del video e magari anche nel primo commento, così sapete che è disponibile anche la lingua italiana. Direi che ci siamo, spostiamoci sul primo dei pannelli, sul primo delle schede, che è quello media, e andiamo a vedere come possiamo importare i file media dentro DaVinci Resolve. Il primo pannello è letteralmente un gestore di file media. Vediamo qui sulla sinistra le nostre cartelle, quelle che noi abbiamo chiesto a DaVinci Resolve di monitorare, e possiamo aggiungerne con il tasto destro, cliccando poi su Add New Location. Ecco qua il bottone. Vedete che io, vediamo se riesco a farvelo vedere, ho già messo sul desktop un po' di video che ho scaricato da pexels.com, il servizio per utilizzare video gratuitamente, e una bella canzone funky, anzi non mi ricordo se è una canzone funky, ma credo di sì, che ho scaricato dalla YouTube Audio Library. Per cui andiamo semplicemente a importare dentro il nostro progetto questi file. Possiamo farlo anche selezionandoli e spostandoli qui dentro. Vedete che in questo modo siamo super veloci nell'importazione, ma se vogliamo fare le cose un pochino più raffinate, vi faccio vedere che possiamo aggiungere una nuova location qui nel nostro gestore dei media. Selezioniamo in questo caso il desktop, selezioniamo la cartella. Ah, ce l'abbiamo già da qualche parte, vediamo dove... Eccola qui, ce l'avevamo già. Ok, va bene, non essere così aggressivo. Ed ecco che, andandola a selezionare, vedremo il contenuto della cartella in questo spazio. Se vogliamo inserire questi video nel nostro progetto, quindi per il momento non sono ancora inseriti nel progetto, per inserirli andiamo a trascinarli nella media pool. Immaginiamo la media pool come lo scatolone dove ci sono tutte le clip che si trovano nel nostro progetto. Cosa sono le clip? Tutti i vari spezzoni audio o video o immagini. Per cui, se vogliamo inserirli nella scatola del progetto, li trasciniamo qui sotto. Ogni tanto, dietro il mio faccione, vedrete che saranno nascosti degli altri elementi. Il più delle volte sono degli elementi informativi che al momento non ci interessano, sappiate che esistono, se serve guardare qualcosa avrò l'accortezza di togliere il faccione, non vi preoccupate. Quindi trasciniamo per esempio questa aquila, vedete che passando con il mouse su un audio o su un video, noi vediamo un'anteprima esattamente del punto, diciamo così, in cui siamo col mouse, in modo da poter scorrere l'intera clip. Vedete che io posso andare avanti e indietro nella clip per vederne l'anteprima. Ci sarebbe un sacco di cose da dire già qui, ma non entriamo troppo nel dettaglio, non vi voglio neanche annoiare con dettagli che non vi servono. Tra l'altro vedete che se nella clip c'è l'audio, io sento anche l'audio. O se la clip è solo audio, a maggior ragione ne sento l'audio. Andiamo a trascinarla quindi nella media pool. Ecco, una cosa fondamentale che ancora ci interessa della media pool sono le impostazioni del progetto. Andiamo un attimo a cancellare questa clip dalla media pool con il tasto Canc e quindi Remove, e andiamo un secondo su File, Project Settings. Qui
andiamo a selezionare la risoluzione e il frame rate del nostro progetto. Nella maggior parte dei casi andrà benissimo un HD 1920x1080, quindi probabilmente non dovrete modificare questa impostazione, mentre il frame rate, quindi i fotogrammi per secondo, potreste volerli modificare, potreste voler mettere un 24, un 30 o magari un 60 fotogrammi al secondo, come il video che state guardando in questo preciso momento. Lasciamo 1920x1080 e mettiamo 24 fotogrammi per secondo, clicchiamo su salva, cambiamo le impostazioni del progetto, confermiamolo, vi ricordo quindi file, project settings, vedete che anche in questo caso avete la scorciatoia da tastiera maiuscolo 9 eventualmente, e quindi andiamo a trascinare la prima clip nel nostro progetto. Sulla prima clip lui di solito ci dice: attenzione, guarda che questa clip ha delle impostazioni differenti, cioè la clip in questo caso è registrata ad un altro frame rate. Vuoi cambiare il frame rate del tuo progetto o lo vuoi lasciare così come lo hai impostato tu, in questo caso 24 frame per secondo? Beh, se utilizziamo una sola clip o se siamo sicuri che tutte le clip hanno lo stesso frame rate, ci conviene andare a cambiare il frame rate del progetto. Diversamente gli diremo no, non cambiarlo. Ipotizziamo che tutte le nostre clip hanno dei diversi frame rate, allora gli diciamo no, lascia pure i frame rate che ti ho dato io, i fotogrammi per secondo che ti ho selezionato io, che ti ho chiesto io, e quindi non cambiare. Se vogliamo importare più di una clip, vedete che possiamo selezionarne anche più di una, e quindi andiamo a metterne anche 4 contemporaneamente in questo caso. Ecco fatto. Abbiamo riempito la nostra scatola delle clip. Adesso abbiamo tutto quello che ci serve per andare a lavorare sul nostro video concretamente. Abbiamo tutte le clip pronte nella nostra bella scatolina. E allora andiamo a vedere il pannello Cut, questo qui sotto. Vediamo che cosa ci permette di fare questo pannello, questa scheda, chiamatela come volete. Non so come si chiama in inglese ognuna delle diverse sezioni di DaVinci Resolve, ma niente di male, direi che abbiamo problemi più importanti. Che cosa possiamo fare dentro questo pannello che, come vi dicevo, ci dà un colpo d'occhio generale di tutto il nostro progetto? Beh, la prima cosa che possiamo fare è prendere una clip, o più di una naturalmente, e andare semplicemente trascinandola, vedete? Andare a importarla nel progetto. Guardate. In questo modo noi stiamo dicendo a DaVinci Resolve: usa questa come prima clip. Vedete? Eccola qua. Una cosa interessante del pannello Cut, che magari alle prime volte potrebbe un pochino mandarci in confusione, è che noi abbiamo due sezioni principali, oltre che quella in alto a destra dove vediamo l'anteprima del nostro video. Abbiamo la sezione con l'intera timeline del video, cioè questa parte qua ci mostra tutta la timeline del video, dall'inizio fino alla fine. Se il video dura 2 ore, questa parte qua ci mostrerà le 2 ore del video, mentre qui sotto ci viene mostrato il punto esatto che stiamo guardando del video. Noi possiamo andare a scorrere sia la timeline di sotto che la timeline di sopra. Allo scorrimento dell'una scorrerà anche l'altra. Vedete questa barra rossa? Andando a scorrerla di sotto, scorro di sopra. O andando a scorrere di sopra, scorro di sotto. Questa cosa qua è molto utile per avere un'idea generale di quello che è il nostro progetto, per avere un'idea di massima di come è composto il progetto. Per esempio, se vogliamo aggiungere un'altra clip, andiamo a prenderla. Andiamo alla fine, che facciamo meglio. Ecco qua. E la mettiamo dopo, vedete? Ci siamo spostati alla fine e trasciniamo l'altra clip successiva alla clip che avevamo. Vedete che la nostra timeline si è allungata adesso. E quindi io posso andare a scorrere ancora. Prima clip, seconda clip. Prima clip, seconda clip. Vediamo sempre l'anteprima
qui in alto a destra. Vedete che mi rendo conto che le clip sono due perché vedo questa piccola separazione qui, lo vedo leggermente separato. Posso ovviamente selezionare le diverse clip cliccando sempre sulla timeline in alto, ma anche su quelle in basso. Vedete? Sinistra, destra, sinistra, destra e così via. Possiamo aggiungere una terza timeline, vogliamo farlo? Una terza clip, scusate, andiamo alla fine, prendiamo questa clip e trasciniamola dentro la nostra timeline. Che cos'è la timeline, se aveste questo dubbio? È l'intera durata del nostro video, è una specie, immaginatela come se fosse una pellicola così allungata, mostrata per intero. Bene, la timeline è l'intera pellicola che forma il nostro video o film o qualsiasi cosa esso sia. Vedete che adesso la mia timeline è composta da tre clip, prima, seconda, terza. Andando a selezionarle mi si selezionano anche di sotto e ancora una volta posso andarmi a spostare nell'intera durata del mio video. Ipotizziamo di voler andare a tagliare un pezzettino di questo video. Ah beh, una cosa fondamentale che è bene che vi dica è che ovviamente noi possiamo già guardare il nostro video. Vedete che ci basta andare a premere il tasto play e andare a guardare il video dove si trova la timeline. In questo caso c'è anche l'audio e quindi sentiamo anche l'audio. Che cosa ho appena fatto? Ho appena premuto il tasto spazio per far partire o per interrompere il video. Ancora una volta, abituiamoci, manina sulla tastiera e quando abbiamo bisogno di vedere il video nel suo movimento, ci vuole un attimo, premiamo e ripremiamo per interrompere il tasto spazio. Quindi in questo modo io faccio partire e faccio fermare il mio video. Se volessimo andare a tagliare una clip, quindi in questo caso ci posizioniamo al centro della clip, al centro, e ipotizziamo di volerla tagliare in questo punto, ci mettiamo qui sotto dove si vede la clip vera e propria e con il tasto destro del mouse andiamo ad aprire questo menu e andiamo a dirgli splittami in due la clip, quindi dividimi in due la mia clip. Un attimo che mi ingrandisco la mia visualizzazione così sono sicuro che lo vediate. Ecco qua, tasto destro, split. In questo modo noi dividiamo la clip in due clip separate. Guardate, ed ecco qua, quella che prima era una clip, adesso sono due. Uno e due. Se ci posizioniamo verso la fine di una delle due clip e premiamo il tasto spazio, vediamo che passiamo alla seconda clip senza soluzione di continuità, vedete? Cioè non si vede lo stacco, ovviamente. Perché? Perché le due clip corrispondono, cioè dove abbiamo tagliato una inizia subito la seconda, che è praticamente la stessa. Se vogliamo cancellare un pezzo di una clip, semplicemente ci posizioniamo sulla clip, lo possiamo fare dalla sezione superiore o da quella inferiore. Vedete che corrisponde sempre alla selezione, ci accorgiamo perché la vediamo circondata di rosso, e premiamo il tasto canc della tastiera. Vedete che mi ha tolto quel pezzo di clip che io ho voluto eliminare e mi ha riappiccicato la clip successiva. Andiamo ad accorciare anche la clip successiva, quindi ci posizioniamo qua, andiamo ancora una volta con il tasto destro a cliccare su split. Adesso ipotizziamo di voler togliere la precedente delle due nuove clip che abbiamo creato, e allora vedete che è già selezionata, se non ci clicco sopra, tasto canc, e mi appiccica subito la clip successiva. Questa funzione serve per avere un colpo d'occhio generale di quello che è il nostro video, guardate come lo possiamo scorrere super velocemente, e ci permette di poter andare a selezionare velocemente le parti che ci interessano da quelle che non ci interessano, che vogliamo togliere, che vogliamo scartare. Diciamo che facciamo la cosa di grana grossa, come vi avevo anticipato, quindi andiamo a dare una sistemata generale a tutto quello che è il nostro footage, come si direbbe in inglese, quindi tutto il nostro girato, tutte le nostre clip. Volutamente non le ho ancora inserite tutte perché vi voglio far vedere successivamente alcune funzionalità. Un'ultima cosa che voglio segnalarvi del pannello Cut è che noi possiamo andare all'inizio o alla fine di una clip e andare ad accorciarla, vedete, prendendola
e accorciandola. Vedete che riuscite a vedere in questa zona che io vedo, diciamo così, il fantasma della clip che va a scomparire in questa maniera, nascosta sotto l'altra clip. In questo modo, invece di usare il tasto cut, il tasto split, se voglio splittare una clip, posso tranquillamente andare ad accorciarla utilizzando questa funzionalità. Quindi mi pongo al bordo della clip, posso farla con entrambe le clip ovviamente, e vado direttamente ad accorciarla. Vedete che se lo faccio con quella di sinistra, vedo quella di destra che avanza, come naturale che sia. Se lo faccio con quella di destra, la vedo scomparire sotto quella di sinistra. Vedete? In questa maniera. Vi accorgete anche sopra, andando a osservare la timeline generale, che viene accorciata. Vedete? Accorciata oppure allungata. Posso anche, ecco qua, accorciare oppure allungare. E naturalmente, quando lascerò con il mouse, vedete che di nuovo la mia timeline generale mi prenderà tutta la larghezza che ha a disposizione. In questo modo io avrò sempre qui il colpo d'occhio totale, definitivo, del mio video completo. E che dirvi, abbiamo finito anche col pannello cut e direi di passare al successivo, quindi passiamo al pannello edit. Fino adesso abbiamo un pochino gestito il girato. Ora andiamo invece a elaborare, a lavorare sul girato vero e proprio. Lo facciamo cliccando sul pannello Edit. Non spaventatevi quando vedete questi messaggi minacciosi, il più delle volte non sono preoccupanti. Ci basta andare eventualmente a selezionare di nuovo il nostro girato, le nostre clip, e rivediamo come sempre in alto a destra l'anteprima del nostro video definitivo. Qui in alto a destra c'è il video definitivo sempre. Comunque non perdiamoci in chiacchiere, pannello edit, andiamo a vedere un pochino che cosa ci permette di fare questo pannello, che è quello, come vi anticipavo, su cui ci concentreremo di più in questo tutorial. Qui in alto a destra abbiamo l'anteprima generale del nostro video finale, mentre a sinistra andiamo a vedere, diciamo così, semplifichiamola così, delle altre anteprime. Vediamo l'anteprima di altre cose. Per esempio, facendo un doppio clic sulla clip, vediamo l'anteprima di quella specifica clip. Vedete? Io adesso sulla destra vedo l'anteprima del video generale, perché sono posizionato con il mio segnalino rosso, non so come si chiama tecnicamente questo affare qua, sono posizionato sulla clip con la foca. Ma se io faccio un doppio clic sui pinguini, ecco che qui a sinistra vedo l'anteprima dei pinguini. Per cui, destra, video generale. Questa è la cosa più importante che ci interessa. Andiamo a importare anche da qui le altre clip nella nostra timeline. Perché ne ho lasciate alcune fuori? Perché volevo farvi vedere che è la stessa cosa che abbiamo fatto dal pannello cut, la possiamo fare con il pannello edit, semplicemente trascinando le varie clip dentro la timeline. Andiamo a dezoomarla, a zoomarla in fuori, zoom out. Vedete che possiamo guardare più da vicino o più da lontano il nostro girato. Andiamo a prendere una delle clip che non avevamo ancora inserito e andiamo a metterla, vedete, andiamo ad appiccicarla subito dopo le precedenti. Avrete notato, se siete dei buoni osservatori e osservatrici, che alcune di queste clip portano con sé un audio, mentre altre sono delle clip totalmente mute. Meglio così, perché mi servirà a farvi vedere delle altre cose. Che cosa ci mancano poi? Queste, vedete? Queste giraffe, avete notato che anche qui, posizionandoci col mouse, vediamo l'anteprima? Vedete? L'anteprima della clip? E vi faccio anche notare, spero che riusciate a vederlo, anche se un pochino piccola forse l'inquadratura, avrei voluto mettere le cose più in grande, ma essendo DaVinci Resolve un software con così tante cose, ho dovuto mantenere una risoluzione un pochino alta, e quindi i bottoni, queste cose sono un po' piccole, insomma, mi perdonerete. Vedete che io vedo una lineetta rossa sotto le clip che sto già utilizzando. In questo modo mi rendo conto di che cosa mi manca ancora da inserire nel filmato generale. Vedete? In questo caso l'aquila, vedo che ho una lineetta rossa, vuol dire che la sto usando. Idem vale per i pinguini, idem per la foca, idem per il camaleonte, mi manca ancora la giraffa. Tra l'altro vedo anche nella lineetta che parte di questa clip sto utilizzando.
Vedete che l'aquila la sto usando tutta, mentre i pinguini ne sto usando soltanto una parte, così come il camaleonte ne sto usando solo una parte, perché vedo che la linetta rossa non è, non occupa tutto lo spazio in larghezza della mia anteprima. Prendiamo, oh mamma mia, è fastidiosissimo ogni volta questo rumore, andiamo a prenderlo e trasciniamo anche la nostra giraffa qui dentro. Guardate anche la forma d'onda, quanto è rumorosa di questa giraffa. Vi faccio notare che dentro la nostra media pool, quindi dentro la nostra scatola contenitrice, adesso abbiamo anche l'intera timeline. Quindi tutto quello che vediamo qua ce l'abbiamo anche come anteprima qui nella media pool. Per lo scopo di questo tutorial non ci servirà molto. Sappiate solo che voi, se vi state chiedendo ma che è quella roba lì che vedo lì oltre alle clip che ho importato, è l'intera timeline. Tenetela lì, non vi dà fastidio, non credo che farete gli incubi perché avete qui una timeline nella media pool. Ma un'altra cosa che voglio andare a importare senza assordarmi possibilmente è la mia musica di sottofondo. La piglio, la trascino. Attenzione, non la voglio mettere qui nella traccia dove ho l'audio dei miei video. Vedete, non voglio sovrascrivere quegli audio, ma lo voglio mettere in una traccia sotto. Quindi, semplicemente spostandolo sotto, si crea una traccia numero 2. Posso metterlo dove mi pare, mi conviene metterlo ovviamente all'inizio, ma se anche per errore lo mettessi in un punto non meglio identificato, poi me lo trascino, Ctrl Z, me lo trascino verso l'inizio. Ctrl Z serve per annullare l'ultima azione che ho fatto, l'ultima cosa che ho fatto. Ed ecco qua che abbiamo adesso una bella timeline con una lunga canzone e con tutta una serie di clip. Andiamo un pochino a vedere di che si tratta, premendo il tasto play oppure spazio. Vedete che andando a cliccare qui in alto sposto direttamente il mio cursore e il video prosegue nel punto in cui io ho spostato il cursore. Spazio per fare play, spazio ancora per mettere stop. Benissimo, direi che ci siamo, le cose più interessanti le abbiamo fatte. Una cosa che voglio fare adesso, andando a zoomare un pochino in fuori per vedere tutta la mia traccia audio, guardate, una delle cose che vedremo meglio dopo, ma che abbiamo già anticipato anche nel pannello precedente, se io vado alla fine di una clip, quando vedo questo simbolino qua, vedete che il mouse prende questa forma, io posso tenere premuto e trascinare, nel frattempo io sentirò l'anteprima del punto in cui mi trovo, fino alla larghezza che voglio. Vedete che in questo caso ho accorciato, tagliandola, la mia clip audio. Perché l'ho fatto? Per fare in modo che non superasse di troppo la lunghezza delle clip video. Andiamo di nuovo ad aprirci un pochino con lo zoom, in modo da vedere di nuovo tutto. E andiamo un pochino adesso a vedere come possiamo andare a gestire le mie clip. Le abbiamo importate, ce le abbiamo tutte qua nella timeline, siamo pronti, ne abbiamo un po' di sopra, un po' di sotto, abbiamo questa bella situazione e andiamo a vedere che cosa possiamo fare. Beh, la prima cosa che voglio mostrarvi è che noi possiamo, semplicemente trascinandole, andare a spostare le nostre clip. Quindi le spostiamo in questa maniera. In questo caso stiamo lasciando degli spazi vuoti tra una clip e l'altra. Guardate, Vedete dall'anteprima che qui c'è un vuoto, semplicemente ci sarà un video nero. Ed ecco che torniamo alla seconda clip e che quindi si vede di nuovo nel video poi finale. Quindi le spostiamo semplicemente trascinandole. Vi faccio vedere una cosa molto importante, ovvero che l'audio di ogni clip ovviamente segue la sua clip. Quindi l'audio dei pinguini seguirà i pinguini e l'audio della giraffa seguirà la giraffa. Se facciamo semplicemente così, quindi le trasciniamo, non separeremo l'audio dal video. C'è un modo di farlo, lo vediamo tra poco. Per adesso non ci interessa. Una cosa fondamentale che dobbiamo dirci, andiamo qui per esempio, andiamo un pochino a zoomare, andiamo a spostarci posizionandoci leggermente, ecco fatto.
Se vogliamo accorciare una clip, possiamo farlo in questa maniera. Vedete, possiamo andare semplicemente ad accorciare la nostra clip. Vedete che vedo sempre l'anteprima di tutta la clip. Ops. Ecco qua. Vedete? Riuscite a vederlo? Facciamo un attimo un po' di Ctrl Z. Ecco qua. Vedete che se io sposto vedo il bordino bianco dell'intera clip, vuol dire che oltre qua, vedete, non posso andare perché la clip è finita materialmente, e io posso andare ad accorciarla o ingrandirla esattamente come voglio, magari poi andando a metterci l'altra clip esattamente di fianco. Quindi vado a rimpicciolire le mie clip, oppure ovviamente posso anche andare a cancellare le mie clip. Questa cosa qua è fondamentale. Magari voglio cancellare solo un pezzo di una clip o voglio cancellare l'intera clip, e allora ho due modi per farlo. Il primo è il tasto Cancel sulla tastiera, che però probabilmente avete notato una cosa: nel momento in cui cancello, vedete che tutto quello che viene dopo mi si sposta per andare a riempire quel buco che è stato lasciato libero dalla clip che ho cancellato. Ve lo faccio vedere meglio andando a riappiccicare le mie clip in questa maniera, andando a zoomare di nuovo. Andiamo qui sulla clip dell'aquila, andiamo a cancellare con il tasto Cancel ed ecco che tutto si è spostato verso sinistra. Sempre Ctrl Z per annullare. Se voglio invece lasciare il buco, quello che voglio fare è andare a cancellare con il tasto Backspace, che è quello che si usa in Word per dire per cancellare le parole, ok? Per tornare indietro, il tasto cancella della tastiera, quello per cancellare verso sinistra. In questo modo io dico a DaVinci Resolve: lasciami il buco in questo spazio dove prima si trovava la mia clip. Quindi cancellare le clip, tasto Cancel o tasto Backspace. Molto importante, andando a lavorare sulle clip, anche guardare come funzionano queste due funzioni. Guardate un po' che cosa vi voglio far vedere. La calamita. Ricordatevi sempre che ci sono le scorciatoie, in questo caso il tasto N, quindi io potrei velocemente con il tasto N di Napoli togliere la calamita, e guardate la differenza. Se con la calamita io, quando mi avvicino a un altro bordo, quel bordo mi calamita, mi attira, insomma, grammar nazi che non siete altro, mi attira, vedete, quello che sto spostando. Se io tolgo la mia calamita, vedete che posso avvicinarmi anche di un millimetro, che non avrà nessun effetto l'elemento adiacente, l'elemento vicino, sul mio spostamento. La calamita è molto comoda, nella maggior parte dei casi si lascia quasi sempre, soprattutto se noi guardiamo da lontano. Vedete, vado a calamitare, tac, vedete il tac, mi calamito sulla fine della traccia inferiore, quella che sta sotto, ma se io tolgo la calamita, vedete che anche se mi avvicino non ha nessun effetto. Il più delle volte si lascia attivata la calamita, alcune volte potreste volerla disattivare. Mentre la catenella Linked Selection, se la tolgo anche con Ctrl maiuscolo L, guardate cosa succede. Vi ricordate quando vi parlavo del fatto che audio e video vanno sempre di pari passo? Bene, in questo caso io, avendo tolto la selezione linkata, clicco fuori dalla mia clip e adesso, quando ci riclicco, vedete che li posso gestire separatamente. Tutti i miei audio e video saranno adesso separati. Attenzione, io posso separare gli audio dal video anche in una situazione di selezione linkata con il tasto destro, togliendo la spunta da Link Clips. Quindi se voglio separare un audio dal video, posso farlo in questo modo. In molte situazioni ci serve separarli perché magari vogliamo effettuare dei tagli un pochino particolari. Per cui abbiamo visto come funzionano queste cose, andiamo adesso anche a capire come funzionano questi tasti, quelli che abbiamo qui sulla sinistra, in particolare il tasto Selezione, il tasto Trim Edit e il tasto Blade Edit. Beh, il tasto Selezione fa esattamente quello che abbiamo visto fino adesso,
non c'è molto da aggiungere. Il tasto Trim Edit, voglio farvelo vedere da vicino sul nostro bel aquilotto. Guardate che cosa, che funzionalità ci attiva tra le varie, diciamo, una delle più rilevanti. Guardate, vedete che in questo caso io non sto spostando la clip come faccio con lo strumento di selezione, ma vado a spostare l'interno della clip. Quindi magari io ho deciso che la mia clip deve durare un secondo, perché lì magari c'è un taglio che poi voglio fare, o perché sto andando a tempo di musica, o per non so quale motivo, ma poi voglio decidere dentro quel secondo quale parte della clip ci deve stare. Bene, questa cosa lo faccio col Trim Edit Mood. Guardate che meraviglia, che utilità fantastica. Oppure, se voglio andare a tagliare la mia clip, come abbiamo visto nel pannello Cut, ecco che mi prendo la mia lametta, e non fatemi citare delle orribili canzoni anni 80, prendo la mia lametta e vado a tagliare la mia clip. Ecco qua che abbiamo tagliato la clip in quattro parti, che adesso possiamo gestire autonomamente. Vi voglio far notare che ognuna delle quattro parti racchiude l'intera clip al suo interno. Quindi non è che adesso io ho separato veramente la clip, semplicemente l'ho rimpicciolita quattro volte e dentro ognuna abbiamo di nuovo tutta la clip. Ed ecco qua la funzionalità. Andiamo a riappiccicare tutto? Magari, che ne so io, vogliamo mettere l'aquila un po' prima, un po' dopo? Guardate, facciamo una roba di questo tipo, così proprio a caso, eh? Non stiamo creando un vero video. E questo magari ce lo cancelliamo. L'ultimo, backspace, via. Attenzione che qui dobbiamo appiccicarci bene. Andiamo a zoomare un po'. Vedete che lavorerete spesso di zoom. Attenzione che a volte si lasciano magari dei piccoli millimetri di spazio che creano un effetto sgradevole sul video finale, perché c'è uno spazio nero. Ed ecco qui. Voglio farvi vedere anche un'altra funzionalità molto interessante delle clip. Lo facciamo qui, proprio sulla nostra ormai odiata giraffa, con il suo rumore, con il suo frastuono insopportabile. Ecco qua, che così la vedete meglio. Vedete che se io vado col mouse sulla clip, vedo questi due pirolini. È proprio il termine tecnico di DaVinci Resolve, si chiamano pirolini, pirulins in inglese. Io vedo questi due pirolini che, se vado a prenderli qui nell'angolo in alto a sinistra e in alto a destra, guardate, posso, se riesco a prendere la mira, posso trascinarli, e non so se riuscite a vedere che l'angolo della mia clip viene praticamente un pochino scurito. Che cos'è questo effetto? Non è altro che la dissolvenza in ingresso e in uscita della mia clip, sia sul video che sull'audio. Guardate. Facciamo così, guardate, addirittura facciamo una dissolvenza video più rapida e una dissolvenza audio molto lenta. Andiamo qui sulla nostra clip e guardate cosa succede sia al video che all'audio man mano che ci entriamo dentro. Mettiamo in muto questa traccia audio con la musica. Clicchiamo sulla M, vedete? Clicchiamo sulla M per toglierne l'audio. Riuscite a vedere che il video diventa quasi subito visibile, parte dal nero e poi piano piano, vedete, piano piano compare, fino a quando arriviamo qui dove abbiamo posizionato il pirolino, termine tecnico, ed è qui che il video si vede per intero. La stessa cosa vale per l'audio. All'inizio è inesistente e quando arriveremo qui l'audio sarà completamente presente. Nel frattempo la dissolvenza in uscita sta facendo scomparire il video. Da qui in poi il video comincia a scomparire. Vediamo l'effetto finale. Magari andando a velocizzare anche questa cosa, vedete? Rimpiccioliamo un po' la clip. Vedete che mantengo le dissolvenze. Compare. E scompare. Questo è quello che possiamo fare lavorando sulle varie clip.
Adesso voi avrete pazienza se io non sto realizzando un video vero e proprio, ma la cosa più importante è lavorare sulle funzionalità. Poi voi con la vostra creatività, una volta che sapete dove cliccare per fare le cose, non avrete problemi a mettere in pratica il tutto. C'è ancora qualcosina che vi devo dire sulle clip, ma veramente un piccolissimo e ultimo dettaglio. Noi possiamo le clip anche metterle, ovviamente, una sull'altra. Tutte le clip che vogliamo, Quindi, se vogliamo mostrare il nostro camaleonte insieme all'aquila, che facciamo? Prendiamo questa clip e la spostiamo qui sopra. Tac. Vedete che ci si creerà una nuova traccia video dove la nostra bellissima aquila si troverà di fronte al nostro camaleonte. In questo momento, perché quando io tolgo l'aquila non vediamo niente nel video anteprima? Perché siamo qui. Vedete? Siamo nel punto in cui c'era l'aquila e dove adesso c'è uno spazio vuoto. Ctrl Z, se io mi posiziono qui, prendo l'aquila, la sposto sopra, la sposto a sinistra, ecco che vedrò l'aquila. Perché vedo l'aquila e non il camaleonte? Beh, perché l'aquila si trova di sopra. Tutto ciò che si trova di sopra ha la priorità su quello che sta di sotto. Andiamo a prenderci, che ne so io, anche un pezzo di foca? Andiamo a tagliarlo, lo spostiamo ancora più sopra, vedete? E lo mettiamo qui. Adesso io vedrò soltanto la foca. Non vedo l'aquila e non vedo il camaleonte, perché quello che sta sopra mi copre quello che sta sotto. Facciamo una roba di questo tipo, torniamo un pochino indietro e andiamo magari a riposizionarci. Guardate, li selezioniamo tutti, ci riposizioniamo tutto verso sinistra, in questo modo, in modo che di nuovo andiamo a riempire tutti gli spazi. Vedete qui, vediamo se riusciamo anche a rimpicciolire un pochino, non a ingrandire, lo voglio rimpicciolire, le nostre tracce. Ecco fatto, così più o meno riusciamo a vederle tutte. Facciamo così, ecco fatto, vediamo se riesco a rimpicciolire anche quella di sopra. Ecco fatto, vedete che le ho semplicemente ridimensionate. Immaginate le tracce come dei livelli diversi di quello che vediamo, per cui quello che sta sotto viene coperto da quello che sta sopra, che viene coperto da quello che sta sopra. Quindi abbiamo appena messo le nostre clip una sopra l'altra. Vedremo fra veramente pochissimo come fare se vogliamo mostrarne più di una, ovviamente, di clip. E lo facciamo proprio col prossimo capitolo di questa guida, che è quello legato all'inspector. Che cos'è l'inspector? È uno dei pannelli più utili e più importanti che useremo durante la realizzazione dei nostri video, che troviamo qua in alto a destra, inspector. Cliccandolo fortissimo ci si apre questo bel pannello con tutta una serie di bottoncini nei quali vi invito a non perdervi. L'importante è capire il concetto che ci sta dietro, e qui andiamo a modificare le caratteristiche della clip che abbiamo selezionato. Attenzione, non fate l'errore magari di guardare una clip, come in questo caso, ma di averne selezionato un'altra. Quindi voi state qua e modificate lo zoom del camaleonte pensando di cambiare delle cose. Peccato che non state cambiando nulla, perché quello che avete appena fatto è stato cambiare quello della foca, che era la clip selezionata. Quindi attenzione a questo dettaglio. Vi ho già fatto uno spoiler su cosa vuol dire, su come mostrare le clip di sotto quando ce ne sta una di sopra, ma adesso ci entriamo nel dettaglio. Il concetto che vi deve rimanere impresso dell'inspector è che ci sono una serie di valori e ognuno di questi valori modifica delle cose della clip che noi andiamo a inspectorare. Allora, in particolare ci interessa transform. A volte voi potreste vedere le chiuse, queste sottocategorie, con un doppio clic le andate ad aprire o a richiudere, vedete? Quella che ci interessa più di tutti è quella che si chiama transform, che ci permette di modificare dei valori di zoom, di posizione, di rotazione. Basta, dai, le altre cose non ci interessano, specularlo, altre cose, insomma, ve le provate voi, fate voi gli esperimenti. Però guardate, se io per esempio volessi prendere la foca e volessi rimpicciolirla, vado qui sullo zoom,
Posso con un doppio clic andare direttamente a scrivere il valore, 0,5, invio, ed ecco che me lo ha rimpicciolito della metà. Vedete che gli assi orizzontali e quelli verticali sono collegati. Se li voglio scollegare, devo premere questo pulsante in centro. In questo modo io potrei andare a modificare separatamente la mia larghezza e la mia altezza. E non so se avete notato, andiamo a ricollegarli, non so se avete notato che io li modifico semplicemente cliccandoci col mouse, tenendolo premuto e poi spostando il mouse a destra e a sinistra. Andiamo a resettare questo stretch che abbiamo fatto. Vedete, tasto sulla destra, ecco che ritorna nella posizione di prima. Andiamo a rimpicciolirlo un pochino, per esempio così, e poi andiamo con la position a spostarcelo, che ne so io, nell'angolo a destra in basso. Magari lo ruotiamo leggermente in questa posizione ed ecco qua. Lo vogliamo rendere speculare? No, direi che non ce ne frega niente. Andiamo a lavorare anche sul nostro bell'aquilotto. Così, vedete che ogni tanto perdiamo l'anteprima delle clip? Non ce ne frega niente, lo vedete qui. Vedete che già passandoci col mouse l'abbiamo ripristinata. Aquilotto, che ci facciamo all'aquilotto? Lo dezoomiamo anche lui, magari così. Lo spostiamo in questo caso a sinistra. Lo spostiamo un pochino più in alto. Beh, a sto punto ruotiamo anche lui in questa maniera. E guardate, ecco che abbiamo cambiato tutta una serie di caratteristiche tramite l'inspector della nostra immagine. Ripartiamo da qua, premiamo il tasto play. Vi ricordo che la musica è silenziata, così almeno non ci disturba. Vedete che tra l'altro compaiono improvvisamente le clip, perché non abbiamo alcuna dissolvenza. Potremmo metterla volendo, perché no? Andiamo a metterla per uno, in entrata e in uscita. Guardate, ne teniamo una con dissolvenza e una senza. Andiamo qui di nuovo, play. Vedete che la foca appare e compare sfumando, mentre mentre l'aquila non sfuma. L'aquila non sfuma, sembra quasi il titolo di una canzone. Ed ecco qui come possiamo usare l'inspector. Attenzione, attenzione, una cosa fondamentale che vi devo segnalare è che è possibile anche animare le variazioni dell'inspector. Facciamo un bel esempio. Prendiamo ancora una volta la nostra foca. Andiamo magari a prenderla in un punto. Ecco qua, andiamo a togliere un po' di... dissolvenza. Prendiamo la nostra foca e guardate cosa facciamo. Ci posizioniamo con il nostro bel cursore rosso verso l'inizio di questa clip. La selezioniamo, ricordatevi, fondamentale, e andiamo a premere questo tastino rosso qui sulla destra dello zoom. In poche parole gli stiamo dicendo: esattamente in questo punto mettimi questi valori di zoom. Andiamo avanti, togliamo la calamita, andiamo proprio qui, possiamo rimettere la calamita, premiamo ancora il rosso e gli diciamo: qui invece mettimi questo valore di zoom. Adesso io vedo la dissolvenza, togliamola anche in questa maniera. In poche parole io sto dicendogli: passa da questa dimensione a questa dimensione. Io posso muovermi fra i vari marcatori rossi con queste due piccole freccette che ho alla destra e alla sinistra del marcatore. Lui cosa farà con la mia bella foca? Cambierà il valore di zoom passando da uno all'altro. Posso anche usare più di un marcatore. Ipotizziamo qui in centro di mettere un terzo marcatore, dove invece voglio metterla molto piccola. E allora lui passerà da grande a piccolo e poi ancora grande. E poi ipotizziamo anche di volergli fare un po' di giri. Guardate, posizione. Mettiamolo qua così riusciamo a vederla. Posizione. La spostiamo qui e la spostiamo qui.
e poi gli diciamo la fine della clip. Andiamo sempre a fissare, vedete che nel frattempo è diventata grande, e la mettiamo qui a destra e la mettiamo qui in basso. L'effetto finale che otterremo con questa povera fochina, vedete come si è spostata, ha fatto una dissolvenza in ingresso, si è spostata, rimpicciolita, ingrandita, nel frattempo dall'angolo in alto a sinistra è andata in basso a destra, e poi dissolvenza in uscita. Guardate. In questa maniera siamo riusciti ad animare le caratteristiche di posizionamento e di dimensione, in questo caso, della mia clip. Una cosa molto importante che dobbiamo dirci è che se io prendo una clip che ha audio e video, qui mi si sdoppierà il mio inspector e avrò l'inspector video, così come avrò l'inspector audio. Stesso identico ragionamento. Volume? Vogliamo alzare e abbassare il volume in maniera magari anche un po' casuale, nonché fastidiosa? Guardate cosa facciamo. Prendiamo la dissolvenza, andiamo a toglierla. Andiamo a dirgli all'inizio della clip, prendiamo l'audio, il volume lo voglio a zero, cioè il volume standard, non aumentarlo, non diminuirlo. Poi qui il volume lo voglio azzerato. Poi qui, tastino rosso, il volume lo voglio di nuovo a zero. Doppio clic, andiamo a selezionare tutto, cancelliamo e mettiamo zero, che facciamo prima. Dopo qui, il mio volume, marcatore, lo mettiamo di nuovo a zero. E infine qui, prendiamo il volume e lo alziamo a 6. Speriamo di non assordarci. Proviamo a sentire l'effetto finale. Vedete tutti questi marcatori? Li vediamo anche qua graficamente nella clip. E qui in questa parte, ops, ve lo faccio vedere bene, e qui in questa parte il volume rimarrà come da ultimo marcatore che noi abbiamo messo. Vedete, rimane così fino alla fine della clip. Rivediamolo, anzi sentiamolo. Io posso scorrere all'interno dei miei marcatori utilizzando queste piccole freccette, e se volessi toglierne uno lo riclicco e vedete che viene eliminato e posso ricominciare eventualmente da zero. Vedete? In questa maniera noi possiamo dinamicamente cambiare l'aspetto audio-video della nostra clip. Ma c'è ancora qualcosa di importantissimo, nonché bellissimo, che dobbiamo vedere. Perché voi dite, ok, ho fatto tutto, tagliato, sistemato, tagliuzzato, va bene tutto, ma come faccio a fare le robe tamarre? Come faccio a cambiare, per esempio, a mettere degli effetti nelle mie clip? Beh, ecco qua, sono pronto a darvi risposta, perché lo facciamo esattamente con gli effetti. Un altro pannello che possiamo aprire tra i tanti è questo qui in alto a sinistra, degli Effects Library. Mamma mia, che inglese perfetto. Magari chiudiamo la media pool, vedete? Li possiamo tenere aperti tutte e due oppure chiusi tutte e due. Andiamo ad aprire gli effetti e chiudiamo la media pool, così ce li abbiamo belli grossi. Guardate, ce li abbiamo tutti qui visibili sulla sinistra. Che cosa posso fare io con questi effetti? Posso andare a modificare ancora una volta l'aspetto di una clip. Ci posizioniamo adesso qui sopra il camaleonte e andiamo a prendere un effetto. Vediamo se... no, OpenFX, se non ricordo male. Sì, filtri. Resolve FX. Quindi in poche parole gli stiamo dando letteralmente degli effetti speciali che in questo caso vedremo saranno molto semplici, ma che possono anche diventare super elaborati, anche perché possiamo crearne di nuovi. Per esempio, se vogliamo prendere una clip e la vogliamo sfocare, magari quello che voglio è un blur. Proviamo con un Gaussian blur, lo prendiamo e lo trasciniamo nella clip dove vogliamo inserirlo. E guardate l'effetto, il mio camaleonte è stato sfocato. Vedete? Lo prendo
Ctrl Z prima, sfocatura, dopo. Ed ecco qua. Vedete che io ho nel mio inspector le caratteristiche adesso anche del mio effetto. Se lo avessi fatto qui dove c'è sia video che audio, che effetti avrei avuto? 3. Guardate. Sfochiamo i pinguini, video, effetti, audio. Tac. Possiamo sfocare di più in orizzontale, possiamo sfocare di più in verticale. Vediamo se riesco a separarli. Ecco fatto. Separiamo l'orizzontale dal verticale. Potremmo per esempio non sfocare in verticale e sfocare solo in orizzontale e viceversa. Ecco qua, vedete, anche in questo caso ovviamente io posso usare i miei marcatori. Quindi potrei partire da una clip non sfocata, arrivare a una clip molto sfocata in orizzontale, per poi terminare di nuovo, sempre cliccando sul bottoncino per farlo diventare rosso, su una clip non sfocata. E questo è l'effetto. Vedete che si sta sfocando e piano piano si va a ridesfocare, o come si dice in italiano. Vediamo un altro effetto che vi voglio far vedere. Vediamo se lo trovo. Eccolo qua, light. Volevo farvi vedere i raggi di luce, right lies. Lì mettiamo qua la nostra bella foca, guardate, trasciniamo sulla timeline e guardate, effetto raggi di luce. Ancora una volta cliccandoci possiamo andare a modificare le caratteristiche, ma direi che questa meravigliosa foca eterea è il massimo che possiamo desiderare dalla nostra vita. Guardate che bella. Guardate già che bell'effetto finale che ha questo meraviglioso video. Vogliamo magari ottenere anche in questo caso l'effetto con i marcatori? Vediamo. Facciamo così. Partiamo proprio da zero, quindi pochissima luce. Andiamo alla fine e mettiamo moltissima luce in questo modo. Ed ecco qua. A questo punto però voi direte: ok, ma a me piacerebbe passare da una clip all'altra in maniera un pochino più morbida, cioè io non voglio passare da una clip all'altra con quello che in gergo viene definito taglio, non voglio un taglio netto, tac, in questa maniera, ma vorrei qualcosa di più delicato. Ed è qui che ci vengono in aiuto le transizioni. Cioè, se io prendo una mia clip e la sposto sull'altra, guardate cosa succede. Semplicemente la clip precedente, togliamo la calamita, la clip precedente, vedete, viene cancellata, viene sovrascritta. Ma non è quello che io voglio. Io vorrei magari che fra le due ci fosse un pochino di gradualità, un passaggio dall'una in qualche modo più graduale. Ctrl Z per annullare. Come faccio a ottenere questo risultato? Beh, rimango qui nell'ambito degli effetti e magari avete già notato questo video transitions in alto a sinistra. Cliccandolo qui sopra posso andare a dire al mio DaVinci Resolve di mettere in pratica una di queste transizioni. Torniamo qui, andiamo a zoomare e guardate, ne prendiamo una e la trasciniamo, vedete, nel punto dove vogliamo effettuare la transizione. Possiamo anche effettuare la transizione solo su una delle due clip. Guardate, forse ho zoomato troppo. Ecco qua. Vedete? Posso anche mettere la transizione solo sulla clip successiva, solo sulla precedente, oppure a metà delle due, che è quello che si fa più solitamente. Guardate l'effetto finale. Avete visto che, guardate, vedete che le due clip sono sovrapposte per tutta la durata della transizione, che io posso naturalmente anche andare ad allungare o accorciare, e guardo un po', c'è l'inspector anche della transizione, guardate. Avete visto? Andiamo a farlo anche su qualche altra clip, così ci rendiamo conto di più di che cosa succede. Facciamolo qua.
Andiamo a sceglierne un'altra, per esempio un cross dissolve. Ah, guardate un po', guardate un po'. Non riesco a metterla a cavallo. Perché non riesco a metterla a cavallo? Perché le transizioni hanno bisogno di un pochino di spazio di clip prima e dopo la transizione. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa clip io devo portarmela un pochino più in qua. Così. Tac. Vedete? In poche parole io devo avere una clip che mi dia un pochino di spazio, sia una che l'altra. Ah, vedete, questa qua non posso, quindi in realtà era suo il problema, non era della successiva. Allora io prendo la precedente e me la accorcio un po', giusto la durata della mia clip, in questa maniera. Vedete? Ora che entrambe le clip hanno dello spazio dopo, dello spazio nascosto, me ne accorgo utilizzando il mio strumento trim, vedete? Una e due, ok? Ora che tutte e due, ora che il mio, i miei pinguini sono qui nascosti sotto l'aquila e la mia aquila è qui nascosta sotto i pinguini, sì che posso applicare una transizione a metà. Ed ecco qua. Vedete che ancora nei pinguini non ce la faccio perché mi serve evidentemente ancora più, nell'aquila non ce la faccio perché mi servono più pinguini. Mi metto qui a metà ed ecco la mia transizione. Mettiamo in muto. Vedete? Vedete come si sovrappongono le due immagini? In questa maniera. Ovviamente posso poi sbizzarrirmi, cioè adesso guardiamone ancora una, ma poi basta. Guardate. Vedete? La comparsa esagono. Ah, in questo caso abbiamo perso l'aquila. Vediamo se è perché dobbiamo dargli un po' più di aquila. Proviamoci così. Ah no, certo, perché la clip che entra è una clip nera. Perché vi ricordate che la giraffa aveva questa dissolvenza. Se io vado a togliere la giraffa, vedete che adesso invece è perfetta la mia transizione. Ctrl Z, rimetto la dissolvenza, vedete che parte nera la schermata della giraffa. Tra l'altro vedete che succede un effetto un po' strano, perché qui sotto l'aquila abbiamo la giraffa, che poi diventa nera perché adesso abbiamo la sua clip, vedete? Sotto l'aquila giraffa, qui diventa nera perché qui siamo entrati nella sua clip e gli abbiamo dato una dissolvenza, e poi piano piano compare. Quindi insomma bisogna un pochino stare attenti a non fare pasticci, come volutamente abbiamo fatto in questo tutorial, ma che di norma voi dovreste cercare di risparmiarvi. Ed ecco qua l'effetto della nostra transizione. Wow, direi che abbiamo finito. Dopo più di un'ora, il pannello edit, quello principale, quello che ci interessava di più, però io non vi lascio andare senza darvi almeno un'infarinatura di quelli che sono anche gli altri pannelli. E quindi andiamo un pochino a dare un'occhiata molto velocemente al pannello Fusion. Il pannello Fusion, che cos'è? Beh, fondamentalmente sono gli effetti speciali di DaVinci Resolve. Il pannello Fusion è potentissimo, ci permette di fare delle cose incredibili, ma anche delle cose semplicissime. Per esempio, mettere un testo nel nostro video. In questo caso, io ho appena aperto il pannello Fusion della mia giraffa. Se voglio andare a cambiare clip, o torno in Edit, seleziono un altro clip e torno in Fusion, oppure vado qui, su Clips. Vedete che ogni volta che clicco su qualcosa mi si apre un pannello da qualche parte e vado a selezionarne un'altra, vedete? In questa maniera. Ipotizziamo per esempio di rimanere, vediamo, una lunga, ce l'avevamo una clip un po' bella lunga? Sì, questi qua, i pinguini, va benissimo, selezioniamoli a questo punto e andiamo a cliccare su Fusion. Vediamo, sì, siamo effettivamente sui pinguini, quindi una volta che abbiamo selezionato la nostra clip, chiudiamo il pannello così ci facciamo un po' di spazio. Ci spostiamo qua tenendo premuto la rotellina del mouse. Questa è la parte principale dove lavoreremo. Teniamo premuto il mouse e vedete che ci possiamo muovere.
nel nostro spazio. Il concetto principale, non possiamo entrare troppo nel dettaglio, davvero andrebbe oltre lo scopo di questo tutorial, questo è un tutorial basic, avremo modo di approfondire, però il concetto di questo tutorial che ci deve rimanere è che Fusion è basato su un concetto di nodi. Che cosa vuol dire nodi? Vuol dire che noi abbiamo l'immagine in ingresso, i pinguini, l'immagine in uscita, ancora i pinguini. L'immagine in ingresso corrisponde all'immagine in uscita. Perché? Perché in mezzo non c'è nessun nodo. Noi possiamo aggiungere tutta una serie di nodi per cambiare qualcosa tra l'immagine che entra e l'immagine che esce. Immaginatevi input, output e in mezzo ci mettiamo tutto quello che vogliamo. Ipotizziamo di voler mettere un piccolo riquadro con un testo. Allora che cosa possiamo mettere in mezzo qui dentro? Qui abbiamo tutta una serie di pulsanti che rappresentano tutte le cose che possiamo mettere in mezzo. Sono tantissimi, non li possiamo vedere tutti. Ci mettiamo qui in mezzo, questa è una cosa che diciamo che tra virgolette dovete già sapere, oppure dopo un po' che entrate nella mentalità Fusion la scoprite facilmente, ci mettiamo un bel background. Lo andiamo a trascinare posizionandoli in mezzo tra l'input e l'output, l'immagine in ingresso, l'immagine in uscita. E già vedete che abbiamo applicato un cambiamento alla mia immagine, perché l'immagine in input erano i pinguini. L'immagine in output adesso, lo vedo dall'anteprima, è una schermata nera. Se io torno nel mio edit, vedete che adesso la mia clip è stata modificata irrimediabilmente ed è un'immagine nera. Torniamo in Fusion e andiamo a vedere come possiamo risolvere questo problema. Forse già un pochino, vedete che... vediamo se riesco a spostarlo. Vedete che, ve ne siete accorti? Possiamo andare a giocare già con questo segnettino che si trova in centro. Ma, vediamo un pochino se riesco ad applicare delle altre cose. Per esempio, prendo un rettangolo e lo metto prima dello sfondo. Li collego e guardate che adesso il mio sfondo ha preso la forma del rettangolo. Nodi, il mio rettangolo, si collega allo sfondo, che si collega a questo nodo centrale al quale è collegata anche la mia immagine di input. Tutto viene mescolato e va nell'immagine di output. A questo punto io posso spostarmi la mia immagine, prendiamo il rettangolo, lo rimpiccioliamo, lavoro sempre sull'inspector, vedete? L'inspector torna sempre, lo posizioniamo magari in questo angolo in basso a sinistra e andiamo magari a tornare sul background selezionandolo per cambiare il colore, per esempio. Ed ecco qua, vedete? Ho preso il nodo rettangolo, ho cambiato alcune sue caratteristiche. Il nodo rettangolo entra nel nodo background al quale ho cambiato altre caratteristiche, in particolare il colore. Vedete che abbiamo anche qua i marcatori, non entriamo in questa cosa se no non riusciamo più. Per fargli cambiare dinamicamente questi valori. Il nodo rettangolo che entra nel nodo background entra in un nodo che si chiama merge, nel quale entra anche il nodo immagine originaria. Questi vengono mescolati, il nodo merge serve per mescolarli, credo che sia questo, vediamo se mi ricordo bene, sì, è questo, se vogliamo utilizzarlo. Vengono mescolati nell'immagine in uscita. Ultima cosa che facciamo, e poi andiamo avanti, se no diventa davvero troppo verticale questo tutorial, andiamo a metterci un bel testo. Nodo, testo. Lo andiamo a mettere, direi qua. Lo mettiamo tra tutto questo e l'immagine in uscita. Lo trasciniamo e lo inficchiamo qua. Vedete che lui in automatico ci va a creare un altro nodo merge, ci ha mescolato il testo con tutto il resto, e quindi seguite il filo logico, se capite la logica è fatta.
Ho un rettangolo che va a unirsi con un background e mi forma questa cosa. Cambiando alcune caratteristiche del rettangolo e del background, io cambio la posizione e il colore di questo elemento. Questo elemento si va a mescolare, si va a mixare con l'immagine originaria dei pinguini. Entrambi questi elementi mischiati si vanno a mischiare nuovamente con un testo che poi va a confluire tutto mischiato nell'output, quindi nell'immagine finale. Manca solo di scrivere il testo, direi hashtag ciaone, e al testo diamo delle caratteristiche di dimensione e ce lo andiamo a posizionare direttamente prendendo il nostro pirolino, sempre termine ufficiale di DaVinci Resolve, ingrandiamolo ed ecco qua che abbiamo ottenuto una clip modificata con Fusion con un effetto speciale. È possibile anche creare degli effetti speciali di Fusion separati dalle clip, ma non entriamo in questo dettaglio per il momento. Ed ecco l'effetto finale. Un rettangolo va in uno sfondo, insieme all'immagine originaria vanno in un primo nodo di mix. Tutti questi vanno in un secondo nodo di mix nel quale confluisce anche un testo e tutti insieme confluiscono nell'immagine in uscita. Torniamo nella nostra, nel nostro pannello di edit ed ecco il risultato finale della clip. Avete visto? Esattamente come io gli ho chiesto. Ovviamente qui non si trova il testo perché tutto è legato alla clip. Qui si trova il testo e qui non c'è più il testo. Tutto quello che ho fatto con Fusion è legato alla mia clip. Andiamo a togliere un attimo gli effetti e a riaprire la media pool. Vi faccio vedere, ma soltanto per vostra curiosità, che io con un tasto destro qui nella media pool posso andare a creare una nuova composizione Fusion. Diamogli l'ok, creiamola. Questa composizione Fusion che ho appena creato è come se fosse una clip, soltanto che è completamente vuota. E io posso prendermi questa clip, metterla per esempio qua, a cavallo di altre due clip, vedete, me le ingrandisco, e qui dentro, selezionandola e andando in Fusion, vedete che adesso è vuota, posso andare a inserire altri elementi. Vedete che nelle clip avrò la mia clip Fusion. Qui non c'è un'immagine, non c'è un video, c'è soltanto del vuoto che io posso riempire. Facciamolo per curiosità, soltanto con un testo. Lo mettiamo qua, lo andiamo a unire, ci scriviamo arrivederci, lo ingrandiamo e abbiamo una clip con soltanto un testo arrivederci. Se torniamo in edit, vedete che questo testo si troverà sopra, perché sopra l'ho messo, alle mie due clip originali. Guardate, anche nel caso di Fusion posso eventualmente attivare una dissolvenza e guardate che adesso piano piano si dissolverà il mio testo. Ho creato una composizione Fusion e l'ho riempita con qualcosa. Che cosa dovete fare voi per lavorare con Fusion? Fondamentalmente dovete prima di tutto comprendere questa cosa qua dei nodi. Se non è chiara ditemelo, così magari anche io capisco che potevo essere più chiaro. Scrivetemelo pure nei commenti. E una volta che avete capito il concetto dei nodi, quindi cosa entra cosa, per poi uscire nell'output, ribadisco, input, output, questa è la clip iniziale, questa è la clip finale. Avrete notato che se creiamo una composizione Fusion nuova e andiamo a elaborarla, c'è soltanto l'output, media out. Non c'è il media in. Perché non c'è il media in? Perché è vuota, perché non c'è assolutamente nulla. Ce lo dobbiamo eventualmente mettere noi, l'input. Quindi abbiamo soltanto un output. Ma in tutte le altre clip, il concetto è sempre il video o l'immagine di partenza, dei nodi in mezzo e l'immagine in uscita. I nodi che ci mettiamo in mezzo li abbiamo qua. E ognuno di questi rappresenta delle cose, non andremo ad approfondirle qui, fatelo voi o aspettate il video in cui lo faremo. Direi che Fusion ci basta così, non entriamo di più nel dettaglio, dai, già qualcosina di utile ve l'ho dato per poter lavorare sui vostri elementi,
Vi ricordo, nel caso in cui vogliate muovere degli elementi che utilizzate i marcatori anche in Fusion, vediamo un po' se riesco a trovare per esempio la posizione di questo testo, eccola qua. Quindi io potrei anche dirgli: questa è la clip, il testo parte da qui, così, e alla fine della clip arriva qui, e avrò un testo in movimento. Vediamo se è vero. Oltre che in dissolvenza, guardate, compare, intanto si sta muovendo, si muove e poi scompare con la dissolvenza. Vedete, questa cosa qua l'ho ottenuta sempre tramite i soliti marcatori rossi e lavorando poi sullo spostamento della timeline. Come vedete, alcuni concetti, una volta che si comprendono, poi si va lisci come l'olio. Una volta che si è capito qual è il funzionamento di base di DaVinci Resolve, le cose un pochino ritornano, si assomigliano una con l'altra. Detto questo, super velocemente vi dico solo che esiste il pannello Color, eccolo qua, anche perché vi dico la verità, sapete che mi piace essere sincero con voi, è quello che uso di meno, anzi praticamente non l'ho mai usato. Il pannello Color ci permette di andare a fare la color correction di ogni singola clip, di ognuna delle nostre clip. E la color correction vuol dire andare a modificare, e a modificare anche di tanto, con queste funzionalità, vediamo se riesco, vedete, il risultato finale dei colori di ognuna delle clip. Vedete, posso applicare tutta una serie di filtri. È veramente molto completo e anche un po' complesso questo lavoro che possiamo fare. Se magari siete già un po' esperti di fotografia, sapete come lavorare in color correction. Diversamente, vi dico la verità, devo studiare un pochino anch'io per imparare a usare bene questa parte, perché su questo sono ancora molto molto ignorante. E vi dico che quella probabilmente per cui DaVinci Resolve è più famoso in assoluto, cioè ha una color correction che è riconosciuta per essere una delle migliori in assoluto proprio nel mercato dei video editor. Quindi abbiamo fatto una modifica a caso alla nostra clip dell'Aquila. Come sempre, le modifiche che facciamo noi possiamo fare avanti e indietro e le troveremo anche nella timeline finale. Vedete che vediamo la nostra Aquila per come è stata modificata. E a questo punto siamo quasi alla fine del tutorial, andiamo a lavorare un pochino sul nostro audio. Lo facciamo col pannello Fairlight, che è praticamente un audio editor col quale possiamo lavorare anche in questo caso ad altissimi livelli in maniera estremamente professionale. Mamma mia, come sono diventato chiaro, mi è arrivato il sole improvvisamente, non ero settato per tutto questo sole, avrei dovuto chiudere le imposte, pazienza, sopporteremo anche questo. Ecco qui il nostro pannello audio, super velocemente, senza entrare eccessivamente nel dettaglio, queste sono le clip audio. Questa volta vediamo soltanto le clip audio, vedete che possiamo anche spostarle, però attenzione a non fare casino, utilizzate questa parte per lavorare sul video e per spostarvi anche l'audio, che è meglio. Vedete che in questo caso le abbiamo, come si può dire, desincronizzate le due clip, quella video e quella audio, per cui attenzione a non incasinarvi la vita. Andiamo a risincronizzarle e dai, ecco fatto, e torniamo sul nostro Fairlight. Quindi possiamo andare a modificare alcuni aspetti audio video. Vedete che ho tolto il mio faccione perché Fairlight è molto, diciamo così, sbilanciato verso questa zona qua. In alto a destra vediamo più piccolo, perché non ci vogliamo concentrare sul video ma bensì sull'audio. Vediamo più piccolo il nostro video e qui sulla destra abbiamo il nostro mixer con i vari volumi. Ovviamente anche da qua possiamo, a maggior ragione, mutare e smutare le tracce. E possiamo cambiare i volumi delle varie tracce. Vedete che in questa maniera riusciamo a rendere un pochino più accettabile una musica che magari prevediamo stare in sottofondo.
Vedete che abbiamo l'audio della prima traccia, quella di sopra, l'audio della seconda traccia, quella di sotto, comunque ci sono i nomi, non potete sbagliare, e l'audio finale, main, è l'audio del mix finale. Ed è così che andiamo a regolare gli audio fra le varie tracce, se magari vogliamo regolarle, magari queste fastidiosissime giraffe, vogliamo abbassarle un po'? Ecco qua, abbiamo fatto in modo che i due audio hanno lo stesso volume, musica e giraffe. Ed ecco che abbiamo lavorato sui volumi delle nostre tracce audio. Una cosa che vi voglio segnalare è che anche in questo caso abbiamo degli effetti, come li avevamo video, li abbiamo anche audio. In questo caso vediamo le transizioni audio, oppure vediamo gli effetti che possiamo aggiungere al nostro audio. Per esempio, vogliamo togliere le consonanti sibilanti come le S, possiamo applicare un deesser. Lo trasciniamo nel nostro audio. Ha poco senso in questo caso perché non ci sono delle voci, non ci sono dei parlati. E così via, lascio a voi esplorare tutti i vari effetti che possiamo applicare. Applichiamo per esempio il limiter, ecco che ci si apre proprio l'interfaccia del nostro limiter, che serve fondamentalmente per rendere più omogeneo, diciamo così, il volume in uscita di una traccia. Possiamo applicare gli effetti anche alla traccia finale, Vedete che io lo posso trascinare anche sulla traccia finale ed ecco che lo vedo qui piazzato sulla mia traccia finale. Prima lo avevo messo sulla singola clip, oppure lo posso mettere anche sull'intera traccia, in questo modo. Quindi posso mettere un effetto sulla clip, sulla traccia intera o sulla traccia proprio finale, sul mix finale. L'ultima cosa che vi voglio segnalare legata all'audio, o meglio che vi voglio insegnare, è come fare eventualmente un voice over al nostro video. Riposizioniamoci all'inizio e andiamo ad aggiungere una descrizione audio al nostro video. Quindi ci mettiamo la nostra voce come se fosse un documentario sugli animali. Come si fa questa cosa? Prima di tutto un bel tasto destro qui sotto le altre tracce. Aggiungiamo una traccia. Aggiungiamo una traccia mono, tanto il microfono è sempre mono, quindi non è stereo destra-sinistra. Ora che abbiamo aggiunto il microfono, attenzione alle cose che stiamo per fare, perché ci sono un po' di passaggi. Andiamo qui nel nostro mixer, spostiamoci sulla destra, prendiamo la traccia numero 3 e selezioniamo l'input. Gli diciamo con che input vogliamo registrare. Input. Selezioniamo il nostro microfono da qui a sinistra, in questo caso il mio Rode Procaster. Lo seleziono, vedete, cliccandolo seleziono e deseleziono. È già selezionata la traccia dove voglio mandare l'audio del Rode Procaster, la traccia 3. Le unisco cliccando su Patch. Scusate. Una volta che ho cliccato su Patch, chiudo con la crocetta in alto a sinistra e adesso il mio microfono è collegato alla traccia 3. Lo vedo qui tra gli input, eccolo qua, Rode, lo vedo piccolo piccolo. L'ultima cosa che mi manca per poter registrare la mia voce è andare ad armare la traccia, attivare la registrazione con la R. Vedete? Attivo. Sentite anche il mio ritorno? Dovreste sentire un po' di eco. Disattivo. Attivo. Disattivo. Attivando la registrazione mi accorgo che posso registrare, non che sto registrando, ma che posso registrare. Vediamo se mettendolo in muto. No, purtroppo mettendolo in muto non riusciamo poi a sentire. Dovrei togliere il monitor, ma non mi ricordo come si fa a togliere il monitor. Mannaggia. Mi dispiace, ma questa cosa non me la ricordo proprio, quindi magari se la sapete scrivetela nei commenti, così io cuoricizzo il commento e il commento è in evidenza anche per le persone che arriveranno dopo.
Ad ogni modo, è un dettaglio non troppo rilevante. Mi accorgo che la traccia è pronta per essere registrata perché vedo la armatura, quindi vedo tutti i volumi che salgono e scendono. Man mano che io parlo, quello più importante è questo, qui sulla traccia. E quando sono pronto a registrare, clicco su Registra. Vedete che io sento la musica in sottofondo man mano mentre registro, oltre che al ritorno della mia voce, forse mettendo in muto la traccia finale, vediamo se riesco a mutarla, ma non lo trovo, niente. Sto registrando il mio voice over, continuo a registrare. Se mi desse fastidio la musica di sottofondo la posso anche silenziare con il tasto muto, vedete? Ed ecco che continuo a registrare, continuo a registrare, continuo a registrare. Quando ho finito di registrare, posso premere stop. Vedete che mi ha registrato tutto? E adesso posso riascoltarlo. Togliamo l'armatura. Vedete che io sento la musica in sottofondo man mano mentre registro, oltre che al ritorno della mia voce. Forse mettendo in muto la traccia finale, vediamo se riesco a... Ovviamente adesso quello che voglio fare è probabilmente diminuire un po' il volume della musica. Musica in sottofondo man mano mentre registro, oltre che al ritorno della mia voce. Forse mettendo in muto la traccia finale, vediamo se riesco a mutarla. Potrei per esempio con i soliti ennesimi marcatori dell'inspector, ok? Abbassare la musica quando c'è il mio parlato e rialzare la musica quando il mio parlato finisce. Vogliamo farlo? Insistete? E dai, facciamolo. Ci posizioniamo all'inizio della clip. Clip volume e lo mettiamo a zero. Ci posizioniamo poco dopo l'inizio, anzi no, ci posizioniamo all'inizio del mio parlato, vedete? Qui. E ancora mettiamo il marcatore. Ancora volume 0. In questo modo rimarrà stabile a 0 da qui a qui. Poco dopo aver iniziato a parlare, mettiamo un altro marcatore. E abbassiamo il volume della clip di meno 19. Ipotizziamo di voler terminare qua. Mettiamo ancora un marcatore. Lo lasciamo a meno 19, in modo che da qui a qui rimanga stabile a meno 19. Altrimenti quello che farebbe, se noi già qui mettessimo il volume di nuovo a 0, partirebbe qui e andrebbe verso lo 0. Andiamo avanti ancora un po'. Marcatore. E rimettiamo la nostra traccia, il volume della nostra clip, a 0. Facciamolo con la tastiera ed ecco qua. Vediamo se siamo riusciti a ottenere l'effetto finale, quello che volevamo. Stabile. Vedete che io sento la musica in sottofondo man mano mentre registro, oltre che al ritorno della... La musica adesso si è tolta. Andiamo un pochino avanti. Finale. Vediamo se riesco a mutarla, ma non lo trovo, niente. Ed ecco che è tornata la musica, ovviamente che sottostà al volume generale della traccia audio 2. Se io volessi ottenere un effetto più evidente, ecco che ho alzato il volume della traccia. Vedete che io sento la musica in sottofondo man mano mentre... Vediamo se riesco a mutarla, ma non lo trovo, niente. Ed ecco qua che il volume è tornato massimo. Dai, direi che anche in questo caso le cose che ci serve sapere ce le siamo raccontate, non c'è bisogno di approfondire più di tanto anche questa cosa, e possiamo passare alla parte decisamente finale di questa guida, ovvero ora che abbiamo visto come si realizzano video e audio, si mettono insieme, si mescolano, si fa di tutto, bene, come facciamo a esportare il nostro file? Beh, lo facciamo col pannello Deliver. L'ultimo, questo bel razzetto che si trova in basso a destra, lo clicchiamo. Qui sarà molto rapida la spiegazione, non c'è veramente molto da raccontarci. Quello che ci serve sapere, ricordatevi sempre che possiamo aprire e chiudere pannelli, vedete clips, le mettiamo, le togliamo, mostriamo, nascondiamo. Qui a sinistra gli diamo le impostazioni.
Per esempio, ipotizziamo velocemente, super velocemente, esportiamo per un video YouTube. Quindi clicchiamo su YouTube, gli diciamo a che risoluzione frame rate vogliamo esportare. Il consiglio che vi do è di utilizzare le impostazioni che abbiamo usato all'inizio, le impostazioni del progetto File, Project Settings. L'ideale sarebbe che queste impostazioni di risoluzione frame rate corrispondessero con queste del progetto. Scegliamo il codec, tutta una serie di cose che potete tranquillamente lasciare così com'è. Se voi selezionate YouTube e impostate risoluzione frame rate, che poi ancora una volta lasciate già così come sono e dovrebbero essere perfetti, siete pronti e pronte per esportare il file. Punto e basta. Proviamo a vedere se è vero. Andiamo a dare un nome al file, lo chiamiamo principiante, gli diciamo la posizione del file, dove andare a metterlo letteralmente, sul desktop va benissimo, clicchiamo su salva, benone, quindi impostate le caratteristiche in uscita, risoluzione, frame rate, nome del file, cartella dove vogliamo esportare il file. Vi ricordo che ho selezionato il preset YouTube, ma voi potete selezionarne anche uno dei tanti altri, incluso audio only, magari avete registrato un podcast. Selezionato, aggiungiamo alla coda di renderizzazione, Add to Render Queue. Ce lo ritroviamo qui sulla destra, quindi spostiamoci tutto a destra. Eccolo qui pronto, dovrebbe già essere selezionato. Se così non fosse, lo clicchiamo per selezionarlo, vedete? Deselezionato, selezionato, e incominciamo il render. Clicchiamo fortissimo ed ecco che sta renderizzando il nostro file. Vediamo la percentuale di renderizzazione qui in alto a destra, siamo circa il 30%. Vediamo a che punto della renderizzazione si trova, qui nella timeline. Oh, mamma mia, che cosa è successo? Mi dice che questa clip in Fusion non può essere renderizzata. È appena fallito, in diretta, è successa questa cosa terribile, non mi era mai capitato. Andiamo a cancellare la clip in Fusion, non ti preoccupare, non è così importante. Non so se era questa. Ah, cancelliamo col backspace, mi raccomando, non col cancel. Cancelliamo... No, credo che fosse questa. Ok, vediamo un pochino, o forse era addirittura questa, ora vediamo. Andiamo a fare deliver di nuovo. Cancelliamo questo file per sicurezza. Controlliamo che le impostazioni siano ancora quelle corrette e lo aggiungiamo alla coda di renderizzazione. Gli diciamo di sostituire il file precedente perché abbiamo lasciato lo stesso nome e avviamo di nuovo la renderizzazione. Questa volta forse un pelino più veloce perché alcune cose le aveva già fatte e se le ricorda le ha nella cache. Vediamo se si blocca, sembrerebbe di no. Era quella composizione Fusion vuota, l'ho mandato in panico perché c'era una composizione vuota. Vedete che qui è molto più veloce perché c'è solo audio e la renderizzazione è terminata, completato 100%. Finito anche l'esportazione di DaVinci Resolve e andando quindi nella cartella desktop e cercando il file principiante dovremmo trovare il nostro video esportato in formato QuickTime. Avremmo anche potuto utilizzare l'MP4. Il QuickTime è .mov, se non sbaglio, l'MP4 magari vi è più familiare. Andiamo qua ed ecco qui il nostro file. Vi confermo, vedete che è un .mov, se volete l'MP4, formato MP4. Qui date tutte le impostazioni, vedete anche audio, tutto quello che vi serve lo impostate qua. Se non sapete che cavolo fare, cliccate YouTube e lasciate così com'è. Mettete solo il nome del file e la cartella e lasciate le impostazioni di default di YouTube. Ecco il nostro file, direi che siamo pronti e pronte per vederlo. Che cosa ne dite? Proviamo un po'. Registro. Eccolo qua. Vedete che io sento la musica in sottofondo man mano mentre registro, oltre che al ritorno della mia voce, forse mettendo in muto la traccia finale, vediamo se riesco a mutarla, ma non lo trovo, niente.
Sto registrando il mio voiceover, continuo a registrare. Se mi desse fastidio, la musica di sottofondo la posso anche silenziare con il tasto muto, vedete? Ed ecco che continuo a registrare, continuo a registrare, continuo a registrare. Quando ho finito di registrare, posso premere. E da questo momento in poi c'era soltanto musica. E che dirvi, questo è tutto quello che ci interessa sapere per padroneggiare DaVinci Resolve, almeno nelle sue basi, almeno per iniziare a fare un po' di video editing. Ecco di nuovo il mio faccione tremendamente illuminato, ma lo lascerò così. Sapete che non mi piace fare post-produzione ai miei video, come vengono vengono, con errori, con tagli, con sbavature, è bello, noi siamo così, siamo esseri umani, gli esseri umani, sorpresa, a volte sbagliano. Ho sbagliato a non chiudere la maledetta persiana, pazienza, io spero che abbiate trovato utile questo video, questa guida mega iper completa, adesso davvero avete delle basi molto solide per utilizzare DaVinci Resolve in tutti i suoi dettagli, in tutti i suoi meandri. È davvero super completo quello che avete imparato. Se avete qualche dubbio scrivetelo nei commenti, io non posso rispondere a tutti, ma magari quelli più interessanti li uso poi per realizzare degli altri video. Se volete aggiungere qualcosa fatelo sempre nei commenti. Se quello che ho fatto vi è stato utile, oltre che iscrivervi al canale, cosa forse scontate che avete magari già fatto da qualche buona mezz'ora con tanto di campanella, potete venire su ciraolo.me, trovate le informazioni per il vostro finanziamento tramite Patreon, aiutare me a fare quello che è il mio lavoro, cioè se voi avete visto quasi 2 ore di corso completo e gratuito su DaVinci Resolve, beh, lo dovete grazie al fatto che un sacco di persone prima di voi sono venute lì sopra e hanno fatto un piccolo finanziamento mensile permettendo a me di fare quello che è il mio lavoro, di finanziare il mio lavoro e di produrre il contenuto gratuito che oggi voi avete guardato. E in più su Patreon ci sono anche dei contenuti riservati che sono proprio pensati per migliorare il vostro modo di creare contenuti, la vostra comunicazione digitale e la vostra strategia per fare diventare, chi lo sa, come nel mio caso magari, il digital, la comunicazione digitale, il vostro lavoro. C'è anche una vera e propria scuola dove siamo insieme, dove facciamo gruppo, dove ci raccontiamo i nostri problemi, le nostre difficoltà, dove provo a insegnare le cose che ho imparato, le strategie che ho imparato per crescere sul web, e insomma lì c'è un sacco di roba che vi invito ad andare a guardare andando sul sito web ciraolo.me. Che dire, io vi super super ringrazio. Sono contento di essere arrivato con voi fino a questo punto, vi mando un abbraccio gigantesco e vi do appuntamento al prossimo tutorial.